Le video notizie di distribuzione moderna. Si chiama Emilio, l'imbarcazione a impatto zero della grande distribuzione inaugurata a Venezia. Il mezzo, dotato di motore elettrico, entra a far parte per la prima volta della flotta di un operatore della GDO in laguna e movimenterà le merci che riforniscono i negozi di Coppa Alleanza 3.0 grazie a una batteria che può contare su 3 ore di autonomia, durante le quali assicura 0 emissioni. Il commento di Edi Gambetti, vicepresidente dell'insegna. Emilio è una delle tante iniziative che noi facciamo come Coppa Alleanza per tutelare e migliorare l'ambiente nel quale viviamo. Abbiamo fatto altre iniziative importanti rivolte all'ambiente negli anni passati. Crediamo che questa sia particolarmente significativa in quanto viene sviluppata in una città che è un gioiello del nostro paese e quindi merita particolare attenzione per la tutela. Crediamo che Emilio sia un ottimo esempio da questo punto di vista e ci auguriamo che questa iniziativa sia seguita da tutte le aziende della grande distribuzione che operano in questo territorio. Non la sentiamo un'opera nostra, noi pensiamo di essere gli apripista, un sentiero che pensiamo sia percorso da tutti per dare tutti quanti un contributo importante. Importante che gli stessi fornitori siano coinvolti e abbiano da questo punto di vista le nostre stesse finalità. Con questa iniziativa noi riusciremo a risparmiare circa oltre 50 tonnellate di anidride carbonica e quindi stiamo parlando di fatti significativi. Attualmente abbiamo 5 barche che riforniscono la nostra rete di vendita. Questo sostituirà all'inizio una di queste 5 barche e fornirà 2 punti di vendita. La nostra aspettativa, i nostri piani, la nostra volontà è quella di riuscire a sostituire tutte e 5 le barche con attrezzature di questo tipo, che quindi ci sia Emilio 1, 2, 3, 4, 5, in modo da poter affermare che il contributo che noi diamo è particolarmente significativo.